internet. L'intera rete di internet converte le emozioni in merce, merce che le aziende possono usare più tardi per i loro scopi. Aziende, organizzazioni e istituzioni stanno cercando di controllare cittadini e lavoratori attraverso l'idea della felicità. Che cos'è esattamente la epicrazia? Crazia in greco significa potere, quindi così come democrazia significa potere del popolo, epicrazia indica un modo per controllare gli altri attraverso l'idea della felicità. For us is smart Dubai. Rendere smart Dubai per noi significa rendere i cittadini più felici. La tecnologia è il tramite per raggiungere questo scopo. Smart city has no... La mia definizione di smart cities è città felici per smart people. La felicità ha molte dimensioni. La connettività veloce non è tutto, in fondo, ma certo è molto. Nella filosofia occidentale, la felicità è collegata alla virtù. Oggi, invece, ci si riferisce ad avere molte esperienze di piacere. Non come ai tempi di Spinoza la capacità di esercitare la ragione, ma quella di poter provare un piacere incessante. Certamente, se si creano cittadini felici, questi poi ti lasceranno fare quello che vuoi. La tecnologia consente di governare e legiferare non attraverso le punizioni e la paura, ma attraverso il piacere. Tutto è data driven, guidato dai dati. Non possiamo sbagliare, dobbiamo anticipare e cercare di prevedere tutto. 30 anni fa, un filosofo di Harvard ha immaginato l'esistenza di una macchina che dà piacere al tuo cervello, anche se fisicamente resti chiuso lì dentro. Chiedendo: sceglieresti di vivere dentro questa macchina senza vivere veramente? Anni fa molte persone avrebbero risposto di no, ma oggi stiamo diventando collettivamente pronti a vivere la nostra vita in quella macchina. La vita descritta in alcune cosiddette smart cities somiglia a questo: mettere la vita a disposizione delle strutture di potere in cambio della sensazione di felicità. Molti paesi stanno adottando l'indice di felicità. Il goal è aumentare il livello di felicità. Questo è un modo per spegnere l'idea tradizionale di politica. Ci sono casi in cui si possono avere cittadini felici in paesi fallimentari. In Israele, ad esempio, l'indice di felicità è altissimo, ma abbiamo guerre, diseguaglianze. Seul ha intorno molte piccole città che la imitano. Abbiamo tecnologie per risolvere problemi e vogliamo essere felici. Stiamo trasformando il mondo in un pianeta felice. La gente è più felice in città. Il ruler di Dubai ritiene che la felicità dei cittadini sia un dovere del governo. Da qualche anno si sente molto parlare della resilienza come capacità di reazione ad un trauma, oppure del fallimento come di un elemento positivo per poi poter ricostruire con l'esperienza fatta. Cosa ne pensa? Questa società non ti permette di provare sentimenti di rabbia, depressione. Io non sono d'accordo con il concetto di resilienza di Zeitman, che dice che ogni evento traumatico deve diventare un'occasione di crescita. È scandaloso dire alle persone che hanno subito un attentato che è stata un'opportunità. È la giustificazione per lasciare le cose come stanno.